Antonio Fiabane. Mi è riuscito. Ciao Antonio. Ciao, ciao Davide. Allora, tu sei un musicista, un autore, cantautore anche? Sì, cantautore, solo che il disco d'esordio, si intitola Riconosci i tuoi santi, risale a 3 anni fa, quindi una vocazione abbastanza matura, diciamo. Ma hai anche una lunga storia perché hai fatto tante cose nel campo della musica. Vogliamo fare qualche esempio? Beh, insomma, la cosa forse più importante che ho fatto è stato scrivere, in parte anche scrivere fondamentalmente il disco di Federico Straga, Click Here, del 2000, in cui era contenuta L'Astronauta, che è stata una delle canzoni dell'anno 2000 più trasmesse dalle radio, che molti si ricordano. Ecco, quella canzone l'ho scritta io, insieme poi a altre canzoni per altri cantanti che ho scritto dall'84, anno in cui insomma ho cominciato a suonare, a vivere anche di musica, perché poi tra Milano, Bologna, Padova ho sempre vissuto suonando, ho sempre vissuto di musica. Ma tu sei proprio di Belluno? Sì, io sono di Vezzano, che è un piccolo paesino qui vicino. Ho vissuto a Agordo la gioventù e poi a 18 anni sono partito da lì, sono andato prima a Padova e poi a Milano a inseguire a inseguire la musica. Sì. E questo qui ha un bel titolo ed è il mio secondo CD. Il primo era Riconosci i tuoi santi, questo si intitola Torna di moda il binocolo. Come mai hai scelto questo titolo? Perché, ma forse come una mia forma di desiderio, dico speriamo che torni di moda il binocolo, nel senso che la realtà ormai ce l'abbiamo qua, nel senso che i cellulari stanno qua, il computer stava lì, la televisione stava ancora qui, ormai siamo arrivati a questa distanza e quindi mi sembra giusto sperare che torni di moda uno strumento analogico, non digitale, e senza alcun software dentro che lo muove, semplicemente meccanicamente, che ti permetta di vedere la realtà, non per forza quella che ci sia una realtà migliore distante, però ti dia due possibilità: una di vedere le cose lontane vicine, e una girandolo di vedere le cose vicine molto lontane. Questi 8 brani che hai racchiuso in questo album, come sono nati, come sono venuti? Ma sono tutti legati a questa idea del binocolo, anche se alcuni sono stati scritti in tempi differenti. Ci sono delle canzoni che avevo scritto allora anche per Stragà e canzoni che invece ho detto, beh, questa me la scrivo perché voglio cantarmela io. E quindi sono nate poi dalla collaborazione, dall'aiuto soprattutto che mi ha dato Fabio De Min, cantante bellunese, leader dei Non Voglio Che Clara, e Penna, quindi dei Non Voglio Che Clara, gruppo bellunese del mondo indies, insomma, universalmente conosciuto, mi verrebbe da dire, per la sua etichetta Lavorare Stanca, è uscito appunto questo mio CD, quindi lui è insieme a me il produttore e anche l'arrangiatore, e mi ha dato una grossa mano, veramente una grande mano nel fare questo lavoro. Questo è un disco di tributi, eccolo qua. Questo è un disco di tributi. Io qua dentro faccio un tributo alle cose che mi sono piaciute, ma non mi sono vestito uguale a Paolo Conte o ai grandi. Ho cercato di salirci sulle spalle, come si dovrebbe fare, e di vedere cosa si vede da lassù. E in qualche maniera anche quello che faccio io è un tributo a cose che amo. Però c'è modo e modo, credo. Io adesso sono tornato ad abitare a Belluno, appunto dopo tanti anni che ho abitato tra Milano, Padova, Bologna. Sono tornato qui da dove sono partito, sono qua, e da qui però mi muovo molto volentieri ad andare a suonare. Ho avuto anche, insomma, l'onore di fare delle belle serate, ne parlavamo prima, poco fa, proprio nella mia città,
ho avuto veramente il grande onore di suonare prima di Paolo a Turci, di aprire il suo concerto, e spero che queste esperienze si ripetano nel tempo. Lì, per quello che è Facebook, lì sicuramente le date in cui andò a presentare questo disco compariranno, e se uno vuole contattarmi con un messaggio lì c'è la possibilità subito di entrare in contatto, insomma. Io ti ringrazio della partecipazione ai nostri programmi, l'augurio è sempre quello, ma da te voglio una risposta più bella di crepi, perché io dirò in bocca al lupo e tu mi dirai? Che in bocca al lupo è un posto sicurissimo, no? È un posto sicurissimo. E io dirò che insomma la musica fa da sola, quindi auguriamoci solo di stare dentro la musica, perché poi la musica provvede a tutto. Magnifico, grazie. Grazie a voi, grazie a te, Davide. Ciao.